Cari amici, buonasera. Questa sera i 2 minuti di gas sono dedicati alla mappatura dei vostri punti deboli, i punti deboli dell'imprenditore. Di solito l'imprenditore ama raccontare le cose che fa meglio degli altri, ama raccontare quanto è più bravo di tutti, e invece il bravo imprenditore prende anche coscienza di quelli che sono i suoi punti deboli. Quindi bisogna effettuare una mappatura e chiedere a 5 persone autorevoli intorno a voi, ripeto, 5 persone autorevoli intorno a voi, quali sono secondo loro i vostri punti deboli. La somma di quelle che sono le risposte poi vanno filtrate e imparzialmente, anche se so che è difficile farlo, ma imparzialmente va stilata la classifica dei vostri punti deboli. Una volta effettuato questa mappatura va steso un piano d'azione per colmare quei punti deboli, perché l'imprenditore lungimirante è colui che lavora anche sulle proprie debolezze, anche sui black point propri, e non solo sulle proprie capacità, su quanto fighi siamo, su quanto bravi siamo, perché l'imprenditore ha una vocazione che è quella di continuare a migliorarsi, continuare ad essere più performante, e la mappatura dei punti deboli è uno dei passaggi fondamentali. Quindi definire 5 persone intorno a voi, chiedere molto serenamente cosa pensano, quali pensa che siano i punti deboli vostri, e da quel punto di vista lì poi cominciare a fare un piano d'azione. Se l'avete già fatto, mi piacerebbe che voi commentaste questo discorso. Se non l'avete fatto, provate, perché è un esercizio molto interessante. Buona serata con i 2 minuti di gas.